lasagna napoletana. Preparate la pasta all'uovo secondo il metodo classico, con gli ingredienti indicati. Coprite l'impasto con della pellicola e fate riposare nel frigo per 30 minuti. Poi tirate la pasta, formando dei sottili quadrati di 5 cm di lato. In una padella, con abbondante acqua salata, cuocete i quadrati di pasta e raffreddateli in acqua ghiacciata. Rosolate olio e cipolla ed unite i pelati passati. Fate cuocere a fuoco lento per circa 2 ore e mezza. Nel frattempo, lessate le uova, tagliate la mozzarella e la salsiccia, preparate delle piccole polpettine secondo il metodo classico e friggetele. Assemblate la lasagna in una pirofila di porcellana. Alternate strati di pasta con ricotta, pomodoro, uova sode tagliate a fettine, mozzarella, salsicce, polpettine, basilico e formaggio. Infine coprite con la salsa di pomodoro, un po' di formaggio grattugiato e infornate a 180 gradi per 25 minuti.